Marco Travaglio, volevo cominciare con te per l'emissione, questa è una decisione presa oggi dal governo, l'emissione di un francobollo speciale dedicato a Silvio Berlusconi a un anno dalla sua scomparsa. È un giusto tributo? La parola tributo mi pare particolarmente efficace per ricordare che Berlusconi era un frodatore fiscale, cioè non li pagava i tributi. Fregò allo Stato solo nel processo Mediaset accertati 368 milioni di dollari, condannato definitivamente. Non credo che esista un paese serio che dedica un francobollo a un frodatore fiscale. Se poi aggiungiamo tutto il resto che sappiamo, compresa la sentenza di Cassazione che descrive minuziosamente i suoi ventennali finanziamenti a Cosa Nostra fino all'anno delle stragi, fino al 1992, è una indecenza assoluta. La cosa curiosa è che dicono sempre a me che io sono ossessionato da Berlusconi, ma se non continuassero a tirarlo fuori e lo lasciassero riposare in pace, nessuno ne parlerebbe. Invece c'è quest'ansia di riabilitare lui, che in realtà serve semplicemente a riabilitare quelli che stanno facendo in piccolo, in scala, quello che ha fatto lui. Cioè c'è questa grande voglia di dire che l'illegalità è bella e che va sdoganata, e quindi usano anche questo povero scomparso per nobilitare i comportamenti che tengono anche quelli vivi e che hanno preso il suo posto. No, però son d'accordo sul fatto che Berlusconi serva anche, diciamo, da scomparso, perché è quello che sta sostenendo Forza Italia, cioè il ricordo di Berlusconi aiuta Forza Italia. E per quanto riguarda poi quello che diceva Marco Travaglio sull'evasione fiscale, beh, mi pare che, insomma, questo è un governo che tra rottamazione, concordato preventivo, esteso non solo ai contribuenti fedeli ma anche ai contribuenti cosiddetti infedeli, cioè che hanno uno scarso tasso di affidabilità per il fisco, insomma c'è questo concordato preventivo, per cui mi sembra coerente. Senti, sulla commissione ti ricordo che il più alto numero di evasione è stato di ritorno somme prese dall'evasione, è stato quest'anno, sono 27,3 miliardi, 4,5 rispetto alla cifra precedente, e sono del governo Meloni, cioè sono quelli che hanno combattuto di più in assoluto l'evasione fiscale. Poi puoi dirmi tutto, ma i dati sono questi. Sì, e io ti ricordo anche il flop di 6 rottamazioni. Durante queste rottamazioni sono spariti 6,7 milioni di contribuenti, Martina, c'era un'attesa di incassi di 60 miliardi e non sono pervenuti 40 miliardi di incassi, quindi sai, i numeri bisogna vedere uno alla volta. Tutti. Allora Marco Travaglio, voglio parlare con voi adesso della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, perché stanno votando sulla nuova par condicio. Le opposizioni sono furibonde e sono unite per una volta tanto su questa cosa, perché praticamente Fratelli d'Italia vuole di fatto una par condicio che valga per tutti ma non per il governo, quindi non per la cosiddetta comunicazione istituzionale. Tu hai capito, Marco, questo capitolo informazione RAI per Giorgia Meloni sembra quasi un po' un'ossessione. Perché? Cosa c'è adesso? Oltretutto non c'era bisogno di mettere mano alla par condicio che già esiste da tanti anni, già di per sé è una cosa un po' bizzarra, ma siccome siamo un paese senza legge sul conflitto di interessi. Ma diciamo che l'ossessione per la televisione, come insegna il berlusconismo, accomuna le destre da sempre. Devo dire che li ha battuti Renzi quando riuscì a lottizzare tutti e tre i canali e tutti e tre i telegiornali Rai, a far fuori Giannini, Gabanelli, Giletti, Porro, quindi non è una novità. Mi domando che cosa vogliano di più. Nel senso che hanno di nuovo Mediaset ai loro piedi, grazie al fatto che la tassa sugli extraprofitti delle banche è stata praticamente ritirata come richiesto da Marina Berlusconi, quindi Mediaset è un coro unanime. Alla RAI non mi sembrano mal piazzati, evidentemente vogliono evitare sanzioni
da parte dell'autority per una campagna elettorale che stanno preparando a sprombattuto, e questo dipende dal fatto che stanno andando maluccio nei sondaggi. Speravano di sfondare, invece i sondaggi più o meno fotografano la situazione delle elezioni del 2022. Forza Italia invece di andare verso il 30 va verso il 27-26. La Lega è lì lì con Forza Italia, ma più o meno sugli stessi numeri, diciamo deprimenti per loro del 2022, e quindi pensano che dicendo che va tutto bene, ancor più di quello che si dice a reti unificate, la gente abboccherà all'amo e porterà messi di voti. Non credo, francamente, non credo che raccontando in televisione che la riforma, dato che vogliono mettere a riparo la comunicazione istituzionale, quindi dicendo che l'autonomia differenziata sarà un toccasana per il Sud e anche per il Nord, mentre è l'opposto, o che l'elezione diretta del Premier, da cui persino Israele, che l'aveva sperimentato da solo, è scappato, ci darà dei governi più saldi e più coesi. Sappiamo tutti che non è vero, oppure che questa legge finanziaria con i fichi secchi che è stata anticipata oggi con il DEF senza un soldo, anzi con 10 miliardi ancora mancanti di tagli che non ci vogliono dire dove li faranno, ma da qualche parte li dovranno fare, altrimenti torneranno indietro sul taglio del cuneo fiscale. Ecco, se riescono a coprire tutto questo popò di letame fino alle elezioni, le elezioni andranno benissimo. Credo che si sbaglino, e questo mi dà l'idea sia della loro disperazione e anche della loro mediocrità, perché fare la battaglia contro la realtà è un gioco da stupidi. È per questo, Lina Palmerini, che vogliono cambiare la par condicio, il regolamento appunto che regolamenta la presenza dei politici nel mese prima delle elezioni? È perché vogliono coprire, come dice Travaglio con linguaggio un po' crudo, tutto il letame? In parte vogliono coprire, nel senso, prima si accennava al DEF in bianco, cioè vogliono coprire delle scelte non fatte o delle scelte che bisogna spiegare ancora compromesse con impegni che verranno. Poi sicuramente per propagandare le riforme, sia quella del premierato, tra l'altro oggi è stato approvato un articolo che rafforza i poteri di scioglimento delle Camere del Premier, sia l'autonomia differenziata, ma la ragione è che è una campagna elettorale cruciale per Giorgia Meloni, quindi è una campagna elettorale dove si gioca tutto. E in attesa, Marco Travaglio, siamo qua, che ci ritroviamo ogni volta a discutere delle stesse cose, e ogni volta gli appetiti della politica, in particolare sul servizio pubblico, aumentano, crescono, e abbiamo visto che c'è anche chi come la Boschi vorrebbe regolamentare in una specie di par condicio giornalisti, opinionisti, insomma ne sentiamo di tutti i colori qua, non so bene come andremo a finire Travaglio. Prima di parlare della legge sulla par condicio bisognerebbe togliere le zampe dei partiti dalla RAI, farne una fondazione, prendendo a esempio la televisione pubblica inglese, tedesca, francese, una a caso, va bene qualsiasi modello, e poi bisognerebbe separare gli interessi del gruppo Mediaset della famiglia Berlusconi da Forza Italia, perché non credo che in Germania potrebbe mai capitare al nostro amico De Lorenzo di vedersi come ospite un cancelliere o un leader politico che controlla anche delle reti televisive o dei giornali, come avviene in Italia e come noi consideriamo normale. Quando avremo risolto questi piccoli problemucci, potremo anche lasciare a una autoregolamentazione dei giornalisti la gestione dei tempi televisivi e delle ospitate. Prima no, perché quella legge è stata fatta per tamponare un'anomalia scandalosa che credo sia esistita soltanto nella Thailandia di Thaksin Shinawatra. Non credo che sia mai esistito niente di simile, salvo ovviamente l'Unione Sovietica e i regimi autoritari, dove però di televisione ne bastava una, non è che facevamo finta di averne 5 o 6 o 7. Quindi bisogna partire dalla testa, non dalla coda.